Che sole quanto è difficile avere gli occhi aperti. Comunque ragazzi, oggi dopo 4 fail che ho fatto, che dovevo andare da Jacopo Treni e non ci sono riuscito ad andare per vari motivi, oggi è il grande giorno. Oggi il tempo è buono, infatti l'ultima volta ero andato anche in stazione, però si è scatenato il Padre Eterno e non sono più potuto andare da Jacopo Treni. E oggi andiamo però. Oggi il tempo è buono, però ci sono i terremoti ai Campi Flegrei. Infatti, se vedete questo video vuol dire che sono vivo. E che Dio me la mandi buona. Ora sto andando a fare delle commissioni. Sono le 10:53 e non ho problemi perché io il treno ce l'ho alle 12:58. Comunque, questa qui è la prima delle tante clip. Ora sto andando nel rione Madonnella di Acerra, sono ancora ad Acerra perché devo andare a prendere l'acqua e poi vado al bar perché devo caricare i soldi per il mitico biglietto digitale regionale di Trenitalia e non lo so, vabbè, ci aggiorniamo più tardi con altre clip. A dopo ragazzi, acqua presa, infatti c'ho qui il carrello pieno e quanto pesa. E ora sto andando al bar.lis più vicino a me, che sarebbe sempre nelle mie zone, a fare questa ricarica per fare i biglietti digitali regionali Trenitalia. Chissà se andrà bene tutto il check-in, cosa, boh. Chi l'ha mai fatto i biglietti digitali? Lo scopriremo a fra poco. Sono le ore 12:20, sono passate all'incirca un'ora e mezza dall'ultima clip. Io sono a casa ma sto per scendere. Prima di andarmi sono fatto un piccolo spuntino, il panino con il prosciutto di tacchino qua, non so come si chiama. E comunque vabbè, io direi che le clip a casa per ora possono finire e che possiamo direttamente procedere alle clip in stazione. Per me passerà mezz'ora circa, per voi passeranno 2 secondi. Ah, comunque ho già fatto i biglietti digitali. Chissà se il check-in andrà bene. Ve lo farò sapere a bordo treno. A dopo. Ore 12:35. Sono appena arrivato a un quarto della strada che devo fare. Sono all'incirca via Soriano, ci manca ancora un bel chilometro per la stazione e il treno arriva fra 23 minuti. Se tutto va bene dovrei farcela, dovrei, non garantisco niente a nessuno. Qua ragazzi, arrivati ad Acerra, Acerra Station, quanto è bella, e pensare che a novembre dicono che questa stazione deve essere soppressa per essere spostata, per essere fatta nella Napoli Bari. Francamente io credo che questo qui rimane fino al 2026-27 e poi la tolgono. Anche perché da poco hanno finito di fare i cavalcavia. Mancano i binari, manca l'elettrificazione, mancano i sensori. Poi una volta fatti devono fare le prove, devono fare questo, devono fare quello. Secondo me il tempo passa. Però intanto noi ci godiamo la stazione di Acerra così com'è. Questa qui è storica. Comunque io di solito entro di là quando devo fare i biglietti. Cioè entro dietro, esco. Aspetta, di qua. Esco di là e vado direttamente nel bar per fare i biglietti. Però siccome oggi i biglietti ce li abbiamo in formato digitale perché mi sono digitalizzato pure io, oggi sono entrato direttamente sulla banchina. E mo dobbiamo aspettare. Sono le 50, il treno dovrebbe essere qui esattamente fra 8 minuti. Ho controllato il tracciamento e me lo dà a Bivio Maddaloni, quindi sarebbe fra Maddaloni e Cancello. Vabbè, con l'orario ci siamo abbastanza in orario. Fra poco si parte. Eccoci qua. Ci vediamo quando arriva il treno. A dopo amici, a dopo. Posto del semaforo l'hanno sfondato, frate. Guarda, c'è il ferro qua per tenerlo dritto. Chissà perché se ne sta cadendo. Boh. Anche qua ci sono le scalette come ci sono a Bagnoli. Però qui la 3000 volts non è dritta. Sta sopra il tetto. E ovviamente cosa poteva mai arrivare? Sta arrivando 55. Io, visto che oggi c'ho il biglietto, l'unica volta nella vita che c'ho il biglietto, fra l'altro devo pure fare il check-in. Voglio andare in testa, voglio andare proprio dal controllore.
Voglio andare dal controllore! Perché oggi c'ho il biglietto, quindi oggi voglio andare dal controllore. Oh canto. Ora facciamo il check-in. Eccoci qua. Sì, siamo partiti, siamo in treno. E qui iniziano le vere e proprie clip del viaggio. Stili rock, perché quelli lì sono scomodissimi. Per fortuna niente stile rock, stile tough. Per quanto riguarda il biglietto digitale, sono riuscito a farlo. Sono riuscito a fare il check-in con l'aiuto del controllore, perché ovviamente questi biglietti digitali non vanno mai nella vita. E ora siamo a Castel Nuovo. Sarà un bel viaggio. E vabbè, adesso ci aggiorniamo quando siamo in arrivo. A dopo. Siamo arrivati a Monte Santo, anche se non si vede perché appunto siamo in galleria. E comunque nel passante metropolitano si è svuotato tutto il treno. Basta pensare che prima questa carrozza era piena, ora siamo rimasti a 3-4 di noi, boh. Vabbè, io fra poco abbandono anch'io. Devo fare altre, aspetta, Piazza Medio Mergellini, altre due. No, altre tre, perché devo scendere a Leopardi. Abbiamo appena chiuso le porte da Napoli Mergellina. La prossima è Piazza Leopardi. Sono emozionato. Mi devo preparare perché devo scendere. Jacopo mi ha detto che è già lì. E ora vabbè, ora ci prepariamo insieme. Tanto siamo arrivati. Mo che entra nella galleria, è a posto. Nel frattempo ho ricaricato anche un po' il telefono, perché io ce l'avevo a 30, ce l'avevo a 20%, e mo si è fatto 36. Madonna mia, se non cado. Vi poggio un attimo qua. Ed eccoci qua. Beh. Vedete? Siamo in perfetto orario. Vabbè, ora aspettiamo, dai. Ovviamente prima di rubargli la clip gli ho chiesto il permesso e mi ha autorizzato, quindi eccola qui. Ciao. Via, dove stai? Che emozione. Questo invece sono io dall'interno. Allora, di qua. No, non è lui. Quando cazzo sta? Amico! Aspetta. Amico! Amico! Arrivederci! Finalmente riuniti insieme, penso che l'abbiate già capito. Finalmente, voglio un dalla clip di prima. Fra l'altro, quando io sono sceso dal treno, che siamo arrivati fra Leopardi e Mergellini. No, aspetta. Fra Leopardi e Mergellina, sì. E io mi sono messo così col telefono, perché appunto volevo fare il video appena scendevo. C'era il capotreno che mi guardava malissimo. Ha detto: non devi violare la privacy del capotreno, che già è stato gentile con te. Già è stato gentile con me, perché... E forse anche troppo, perché ti voleva multare perché non hai fatto il check-in. No, ma il check-in l'ho fatto appena sono lì. Anzi, quello era proprio lui, mi ha detto: no, ormai non lo puoi fare più il check-in. È partito. Che si sta in regola. Però io gliel'ho detto: ma sto in regola, giusto? Oppure mi fanno la multa? No, perché allora che ti rivolgi a fare immediatamente al capotreno per non rischiare nella maggiorazione pubblica. Vabbè, comunque ricapitolando, adesso andiamo da Cafassio. Cafasso. Ok, andiamo da Cafasso e lui. Mangiamo una bella pizza a Napoli, come si suol dire. E poi andiamo a giocare con la cumana. Cumanesca. Sperando di beccare i 400, ma tanto già lo so che
Al primo colpo, una merda. Vabbè, quello che arriva, arriva. Ci aggiorniamo dopo in pizzeria. A dopo, amici, a dopo. Capassio. Eccoci qua. E qui c'è un esemplare di Jacopo Treni. Andiamo. Dentro la pizzeria. Ora scannerizzeremo il QR code e vedremo il piatto della casa cosa ci propone. Saluta amico. Ciao amici. Va sempre in pizzeria. Devo dire la verità, fanno una pizza favolosa. Lui già l'ha divorata quasi. Io ancora devo iniziare. E ora inizio perché altrimenti mi mangio a posto di mangiarmi la pizza mi mangio il gelato. Vai, saluta. Ciao. A dopo. Dopo ci andiamo a divertire con la cumana. Là si ride di brutto. 500 di merda. Esatto. Il nostro Jacopo Treni è andato in bagno. Da notare che lui ha già finito. Io sto ancora a metà. Che giornata indimenticabile. Sono veramente felicissimo. Appena finito di mangiare abbiamo appena finito di mangiare, 1 e 2. Lui che intanto cerca di bere l'ultima goccia d'acqua presente nella bottiglia. E adesso andiamo a prendere il conto. Secondo voi quanto abbiamo speso? 500 miliardi su biliardi di euro. Allora io ho speso 5,75. Già lo so, perché sono 5 euro per la pizza e 75 centesimi per l'acqua. Perché abbiamo preso una sola. Abbiamo conto, sta facendo il suo blog di là, sta parlando. Io invece ho detto di bere l'ultima. Comunque abbiamo preso la bottiglia d'acqua in comune. A dopo. Che mi ha portato? Siamo al Maradona. Al Maradona, lì c'è lo stadio. Temporal di clip. Comunque siamo usciti dalla pizzeria. E ora siamo venuti qui nella Cumana, Ferrovie Linea Cumana. Qui è lui. Sì, lui fa Jacopo Treni. Ora facciamo i biglietti e poi andiamo giù. Andiamo a prendere la Ferrovie Cumana. Ferrovie Cumana, siamo dentro. Direzione Torre Gaveta, direzione Pozzuoli. Arcofelice. Ora andiamo ad Arcofelice. Allora, spiega il programma che. Dopo Pozzuoli. Spiega il programma che faremo, ya. Allora, mo ci vediamo la Cumana Cumanesca. Arriviamo ad Arcofelice. Mi sono lasciato guidare da lui perché lui usa molto la Cumana, a differenza mia, che sono poche volte a Napoli e quindi non l'ho mai presa. Perché deve far cambiare il suo 10 euro moscio e poi. Poi dipende che ore si fanno, fine. Dipende che ore si fanno. Eccolo qua. Questo qui è storico. Io non ho mai tenuto un biglietto, ma lui c'ha l'abbonamento, se l'è fatto lo stesso. Me lo sono fatto lo stesso solamente perché ha detto quello lì. Ma ti faccio due biglietti, uno 50. Via. Ma tu mi hai capito se arriva il 500 diventi sordo con le orecchie dopo che ha frenato? Sì. Cioè, tra l'altro c'è. Guardare che non c'è. Da video e dagli audio ti sembra tutto innocuo. Che cazzo è stata una foto a caso? Da video e dagli audio ti sembra tutto innocuo. Ma quando arriva sul reale. Comunque pensare che questo arriva all'improvviso, non è che dice fra 2 minuti. Il treno per Torre Gaveta è in arrivo sul binario 2. Basta. Tutto quando venivo qua, che era se quando alle 4:30. Lì c'è un rosso, quindi è impossibile. Quando alle 4:30 era buio, quelle buono mi fa. No, frate, in realtà si fa rosso quando si fa verde quando il treno già si è fermato. Quindi può arrivare sempre da un momento all'altro. Guardate l'oscurità lì. L'oscurità. Mi sa che Iapo si è dimenticato di pagare la corrente. Io? Se dio. Comunque vabbè, a dopo. 500! Oddio, ho paura, frate. Frate, a sto giro ho paura. Frate, ho paura. 2, 1. Madonna del. Ah! Oddio! Porca troia! Ah! Porca troia! TAF se ne va, questo c'ha le stesse elettroniche del TAF. E qui c'è avuto molta, molta, moltissima paura perché è stata la prima frenata del 500 che ho sentito. E anche se non rende, è molto, molto rumoroso. Al primo colpo, Cumana 400, Italy Naples, Travel to Cumana. Cumana, il 400! Mettere tu qua o metto io? Guarda, guarda.
Ma è il biglietto, tu cazzo non messo? Lo sai. Oddio, tu? Oddio, mo si scopre che ho perso il biglietto. Ah no. Sta qua. L'hai messo in bocca. Robby. Però tu hai capito, ma vivi la verissima esperienza di comandi. Una capita te. Ora parte, ora parte, ora parte, guardate, ora parte. Eccolo. Come viene la bro? A chiedere. No, fra, stanno controllando a parte. Guarda. Me ne so. Frate, però già so riconoscere il rumore. Finestrini apribili. Come ammazzo. Abbassa pure la luminosità. Perché dovete sapere che io ho il telefono a 17%. Io invece ce l'ho 47%. E io ho i biglietti digitali per tornare indietro. Però ma tu ci credi ancora? Non ci credo che stiamo combattendo il mare. Ragazzi, come minimo sta. Togliamoci da qua perché questo mo chiude. Ed eccolo qui il 500 per Monte Santo. E poi diventiamo tutti soldi. Frate, comunque lo sei chiuso dentro. Allora eccolo, eccolo, Mi aspettavo peggio. Cappuccini. Gerolomini. Stiamo ancora qua noi. Con il telefono a 11%. Io dopo devo andare nella linea 2 e fare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, solo per caricarvelo di un po'. In patria sua. Arco felice. Uai! I 400 ti mettono la pedana per scendere. Questa i TAF non ce l'hanno. E ce l'ha la Cumana. Ciao bello. Ciao amore. Ma ci manderanno quel minimo 500. Periodo d'illegalità è finito, questo era valido mo. Mo ritorno, lui sta legale perché c'ha l'abbonamento. Io se vedo il controllore mi ci devo lanciare dal treno perché la prendo in quel posto. Siamo andati in suo territorio, qua siamo alla stazione di Arco Felice. Ora io me ne vado già da Arco Felice, beh, lui me lo porto appresso. Però io me ne vado già da Arco Felice. Arco Felice, ciao ciao, ora arriva la Cumana e me ne vado. Poi, però mica è finita la giornata, perché mo noi con la Cumana prendiamo, scendiamo a Bagnoli, andiamo alla Supero, che io e lui abbiamo un bel ricordo con la Supero. È il primo posto in cui mi ha portato quando ci siamo visti la prima volta. E poi iniziamo a fare gli scemi. No, almeno io inizio a fare gli scemi. Inizio a fare, inizio a fare lo scemo fra Pozzuoli e Leopardi, Leopardi e Pozzuoli, Pozzuoli e Leopardi, perché devo caricare il telefono che sta a 6. Chissà quanti treni cambierò nell'arco di 10 minuti. È arrivato un altro cesso con le ruote qua. Questo cesso di merda, il 500 della merda, merda. No. Il 500 no. Che cesso con le ruote. Cumana Asbr. Merda. Il 500 di merda. Però ho fatto l'esperienza in Cumana e se ho 400 su 500, mi mancava solo il 500 di seconda serie. Che ora è finita, ci arriva un bellissimo odore che il signor Jacopo Treni lo chiama odore di vita. Finita, siamo scesi da sta merda. È finita. Ora andiamo al Supero e poi andiamo a giocare con la linea 2. Tutto è iniziato. Il supermercato di Bagnoli. La Supero. Siamo arrivati a Cambi Flegrei. Corsa subito di qua per tornare a Pozzuoli Solfatara perché devo caricare il telefono. E questo qui è il quinto treno che prendiamo. No, ma stavo parlando con lui che sabato vorrei fare la stronzata di far di nuovo il biglietto giornaliero e fare tutto il giorno. Ma tutto il giorno vuol dire che da quando arrivo, da quando scendo dal TAF per Caserta, no, da Caserta, ci mettiamo nel pop
siamo in arrivo a Bagnoli, andiamo per questo si fa, vai. Questo è l'ultimo treno che prendiamo da Bagnoli. Ora andremo a Napoli Campi Flegrei, poi da Napoli Campi Flegrei andremo a Leopardi e basta, perché poi io da Piazza Leopardi devo prendere quello là alle 18:20. Poi io quando me ne vado, Jacopo, visto che c'è il giornaliero, quello può camminare fino a mezzanotte, continua. Però questo per me è l'ultimo. Ultimo giro. Ultimo giro con il 21289. Ultimo, è l'ultimo, come i Sanremo di Amadè. Io salgo di qua perché c'è pure il capotreno. È l'ultimo. Ah, il 55. Il 55. Ah, frate, sedili colorati, non ci credo. Sedili colorati, non ci credo, frate, che botta di culo. Ecco qui, ragazzi. Questo era l'ultimo. Questo era l'ultimo. L'ultimo treno. Buono, fare il cambio da pure. Ah! Appena aspettiamo direttamente questo qua. Allora, io non so se qua poi per 100 metri stiamo fanno una multa alla maggiorazione. Comunque questo qui è il mio treno che mi porterà ad Acerra, che ovviamente ora è chiuso grazie al sasso. Vabbè, ragazzi, io e lui siamo ancora insieme, perché lui mi porta a Leopardi. Vabbè, a dopo. Siamo noi, sono Diamanti Grezzi. Questo va su YouTube, è copyright, ma chi se ne frega, tanto mi pagano lo stesso. Dove andremo poi? Se corriamo a fare i spendi, non ci stanno nei guai. No, siamo in ascensore. Va. Non sappiamo ancora fare a meno di parole che quando ci lasciano. Qua questa giornata è volata, Jacopo Treni mi sta riaccompagnando dove tutto è iniziato. Hey. Jacopo Treni, sensazioni a caldo che fra qualche minuto ci separiamo. Non tra un minuto, ci separiamo esattamente tra 26 minuti. Vabbè, sabato ci vediamo di nuovo. Si spera. Perché ogni sabato è sempre successo qualcosa. Ed eccoci qua, ragazzi, dove tutto è iniziato. Piazza Leopardi Station. Dove tutto è iniziato è stato Campi Flegrei. Dal nostro video. Vabbè, dove tutto è iniziato oggi. Ah, questo è vero. Wow. Wow. Dove finisce un viaggio ne inizia subito un altro. Questo non vuol dire che vado da CR e prendo subito un altro treno e torno qua. Però, vedete, Caserta 18:20. Binario 2, forse. Sì, mi sta venendo un brutto presentimento. Allora, appena ho controllato il quadro di circolazione a Caserta, cioè il quadro di circolazione, ho visto l'applicazione e ho visto il 21459, che dovrebbe arrivare qui alle 18:43. Problema che il 21459 non è mai partito da Caserta. Paura! Paura! Qui c'è un pop per barra. Sono le ore 18:17 e io sto aspettando che il mio treno per Caserta parti da Campi Flegrei. Partito! Ok, meno male. Il taffi ormai è qui. Questi sono i miei. Amico, abbraccio. Ciao. Amico, ciao. Io. Mo' devo fare il check-in io. Eccoci qua, amici. Dai, riprendo un po'. Va bene, senza scappare. Ciao, frate. Ciao. Ciao. Eccoci qua, ragazzi, siamo in treno, ha chiuso, è stata una giornata molto bella, intanto c'è già, eccoli, eccolo qua. Ciao! È andata. È andata. Alla prossima, ragazzi. E vabbè, amici, l'esperienza ora si è conclusa. Ora siamo arrivati a Napoli Mergellina. E vabbè, dobbiamo fare tutte le fermate per arrivare ad Acerra. E vabbè, ci aggiorniamo durante il percorso, quando arriviamo ad Acerra. Poi questo vlog ovviamente andrà montato. Vi prenderò il mio tempo per montarlo.
Quanto cazzo è morbido sto CD. Rispetto ai Tuff stile rock, questi qua sono bellissimi. Veramente, oggi ho avuto un culo, perché stamattina mi è capitato a stile colorato, eppure ora mi è capitato a stile colorato. Ornamento, abbiamo passato Gian Turco, ora la prossima è Casa Nuovo, quindi sono quasi arrivato. Però credetemi, questa aria condizionata mi ha fatto venire un mal di testa, mi fa male tutto qua, tutto qua. Mamma mia, questa aria condizionata è proprio una maledizione, ve lo giuro. Questi inverter mi stanno uccidendo, sentite. Siamo arrivati a Casa Nuovo. Ok ragazzi, finalmente. Oddio mio, non ce la facevo più con questo inverter. Mo se ne parla sabato, se ne parla. Ormai io tengo una vita da pendolare da quando ho conosciuto Jacopo. Acerra. Finito. Io. Non mi scendere nel culo del mondo, ti prego. Vai, guarda dove mi scendo, ah. Qua non è poco come firma a Cangiel. No, non hai. Eccoci qua. Acerra Teno 77. Ora aspettiamo la partenza. Il capotreno ha chiuso. E con la partenza di questo treno conclude la nostra avventura. Guarda quello, guarda quelli. Sono pazzi. Ma sono pazzi. Ma sono pazzi. Oddio mio, non sta bene. Non stanno bene. Comunque vabbè, finalmente ragazzi si è conclusa l'avventura. Io vi ringrazio di avermi fatto compagnia con tutti questi video, con tutto questo tempo. Il vlog è stato registrato in data 22/5/24. Probabilmente entro fine settimana lo rilascerò pure. E da me, dalla stazione di Acerra, con il treno 77 che è partito, è tutto. Alla prossima, amici. Ciao. Dire che tremano in strada. Dice prova in che fai male. Ma poi cresce surdata. Platta. Volimmo su.